arrabbiatissimo domenica, no, perché arrabbiato non è deluso, non lo so tanto, bisogna, cioè, godiamoci questa bella cosa, ragazzi. Capisco che un mese fa sarebbe stato impossibile pensare alla Champions, no, l'ho detto, poi per 70 minuti ce l'abbiamo avuta lì, ci deve servire per il prossimo anno, alzeremo un po' l'asticella di questa squadra, nel senso che, cioè, una gran parte del gruppo, come vedete, quello che devo dire è l'amarezza è tanta, l'amarezza è tanta, però grazie anche a queste cose, ripartiamo di sempre di più, con stimolo, per quello che abbiamo venuto fuori, quindi, cioè, ultimamente abbiamo consegnato, io avevo già capito la differenza di Fiorentina Roma. Sì, sono capito che aveva perso. Viene più in corpo la telecamera, Nicola. Il treno della Champions, sono cose che capitano. Quella sera non aveva preso il risultato, che poi era venuto da un errore iniziale di Mazzoleni. Tant'è che il giorno dopo disse che questo errore ci può costare 30 milioni. Sono andato fino agli 8 minuti. Un giusto premio a questo gruppo, tanti sacrifici, tante cose belle, soprattutto per il tifoso. Però arrivare quarti, mi dispiace non aver battuto il record degli anni storici, il quarto posto, cioè terzo, per avere il miglior attacco di tutti i tempi, cioè, della storia della Fiorentina, questo mi dà un grande orgoglio. Il secondo attacco della stagione, per un gol, ragazzi, questo mi è venuto un po' così, sono stati successo di buonismo un pochettino a Pescara, se no forse non se lo sono ricordati, noi battiamo anche il record del miglior attacco. Ripartiamo da questi applausi, e tanto prima, ragazzi, salutandoli, ringraziando tutti dal primo all'ultimo. Abbiamo anche un magazziniere, Carlo Magazzini, infortunato, il mitico Romeo, che è stato molto bravo anche gli Alici. Ecco, questo è un gruppo che si ama, un gruppo che si vogliono tutti bene. Sono grintosi, finalmente hanno riportato a Firenze dell'appartenenza alla maglia, che ho detto fino a quest'estate. Ragazzi, la prima cosa che voglio farvi vedere i nostri tifosi, che voi amate questa maglia. Questo l'hanno dimostrato. Più bel calcio è stato espresso in Italia quest'anno, non lo dico io. Questo è un altro grande numero. Sarebbe... si parte anche prima. Sono tante cose da dire. Poi sul resto... quello che volete sentire voi, io lo so. Parlando un attimo, l'inno è con voi, è la prima volta che ci tocca. L'emozione serve a sentirlo, no? Come giocando a Palermo. La sabbia. Lei, mio figlio, Leonardo, Margherita, Margherita con la Palermo. Pensate che la partita mi ha non so dove va a dormire alle 9 e mezza, un quarto, un bambino di 8 anni deve fare così. Alla fine non ha avuto perdita su niente. Quindi mi dispiace, abbiamo preso tutto il resto, oltre ai milioni che abbiamo in giro per il mondo e a Firenze. Bisogna che molte gente non siano in tutti. Anche noi abbiamo milioni di tifosi, non abbiamo magari 8, 9 milioni, ne abbiamo. Quindi bisogna portare rispetto anche a loro in tante situazioni. No? Sabato un arbitro farà la finale italiana della Champions, e non è a caso, quindi vuol dire che la nostra classe elettorale è ancora di tutto rispetto, e sono in gran parte per ancora i migliori in Europa. Poi ce n'è qualcuno che magari soffre ancora un po' di sudditanza psicologica, e quella esiste, è inutile nascondere, ma la malafede non c'è. Senta, Galliani ieri ha detto che anche quando sento parlare per il Milan, di come hanno festeggiato, sì, d'altronde loro sono abituati a vincere le Champions, quindi capisco che era veramente una spiaggia tra virgolette molto importante per tutti loro. Per noi sarebbe stato un traguardo eccezionale, il coronamento della stagione, e poi sul campo non meritavamo, abbiamo espresso il meglio del calcio.
è anche vero che negli anni passati con il quarto posto si arrivava ai preliminari. Le regole sono cambiate, l'Italia conta molto meno di prima. Pagano squadre anche come la Fiorentina, che sono lì, a lottarsi per il terzo posto, con il Milan, con il Monte. Ma ripeto, la malafede non c'è, la solitanza esiste, e quella piano piano magari sarà anche ai capi degli arbitri, il dottor Mitro, Braschi, di cominciare piano piano a toglierla, perché si può sicuramente. Mi è dispiaciuto un po', questo non è che io trovo una persona di grande qualità, mi è dispiaciuto sentirlo dire le immagini parlano chiaro, l'altra sera questo non ho capito, se ce lo spiega un po' meglio, perché quale chiarezza intende, quella del primo tempo o quella del secondo tempo, le stesse situazioni, momenti diversi, quello prima di Siena, quello dopo di Balotelli. Se le regole dice che bisogna sempre dare rigore a qualsiasi trattamento in area, allora il prossimo anno sarà un compito molto delicato per Braschi, che vuol dire che anche con un mignolo si tocca la maglia e poi succede quella cosa lì. Allora, ritornare sui singoli episodi è inutile. L'ho detto quella sera dopo Fiorentina Roma. Basta con la situazione, adesso bisogna guardare il futuro. Sul tipo di reazione. Pensi anche, visto che c'è anche una sorta di attacco frontale nei confronti di Firenze, facendola passare più città razzista. Firenze non è una città razzista, adesso le indagini sono ancora in corso, io personalmente però non riesco a capire esattamente cosa è successo, mi auguro che entro un paio di giorni ci dicano che cosa è stato l'altra sera, perché se ci sono stati bu, certo che sono da condannare, quello è razzismo e assolutamente dobbiamo debellarlo. Se è stata una contestazione, addirittura mi dicono anche un tifoso di Firenze, quindi la cosa non è ancora chiara. Fra qualche giorno ci spiegheremo tutti, il sindaco si è scusato per qualcosa che magari non sa anche più di noi, perché questa cosa qui, che Firenze fa passare questa città per una città razzista, è semplicemente pazzesco, e mi auguro che sia soltanto una cosa di qualche giorno, di qualcuno. E poi signori miei, ritornando anche, ho letto anche da qualche parte, bisogna farsi sentire nelle stanze, nei bottoni, queste cose, io ve lo ripeto 100.000 volte, ma anche voi dovete capirlo. Una Lega come in questo momento, una Lega dove l'80% dei tifosi non sono rappresentati nel Consiglio, quindi parliamo di Inter, Roma, Juventus e Fiorentina. Ma di che cosa parliamo? Cioè dov'è la stanza dei bottoni? Se c'è l'80% della tifoseria che in questo momento non è rappresentata, già questa è un'anomalia. Quindi bisogna, come ha detto Malagò, Presidente, è molto fiducioso in questo corso del nuovo Presidente, perché ha delle idee veramente... mi auguro innovative, bisogna rifondare quasi tutto, ma dobbiamo farlo noi presidenti, deve farlo la rete, tutti insieme, è ora di risedersi tutti insieme a capire cosa non sta funzionando, troppe cose non stanno funzionando nel mondo del calcio, ve lo ridico ancora una volta, ma si può mai, come si può spiegare all'estero che chi rappresenta il calcio, quindi la Lega, non ci sono le quattro squadre che rappresentano l'80% del tifo. Questa è un'assurdità questa cosa, quindi bisogna tutti riconfrontarsi, perché così non si va avanti, se si pensa al proprio orticello. Quindi lei torna in Lega? Adesso parleremo con le altre squadre che anche sono fuori, quindi ci saranno dei confronti tra loro. Naturalmente questo è l'autunno, certo che ritornerò nei momenti importanti per il futuro del calcio, per il futuro del bene di tutti i tifosi. Gli altri cosa c'entrano con la Lega, se è la federazione che poi gestisce tutto il mondo arbitrale, quindi non è questo, cerco di farvi capire, è un'anomalia quando si dice la Fiorentina non sta, non è così, allora non ci sta la Juve, non c'è l'Inter, non c'è la stessa Roma, cosa vuol dire? Dobbiamo tutti veramente metterci un tavolino tutti insieme, perché così si fa solo del male al calcio.